Un fine settimana di festa a Vilminore per l'inaugurazione della nuova sede dell'Avis Valle di Scalve. Dopo la giornata di sabato in cui una delegazione di donatori partita dalla chiesetta di San Rocco a Gorzone ha portato una fiaccola al tempio regionale del donatore, questa domenica a Vilminore si è tenuta l'inaugurazione della nuova sede e la premiazione dei donatori che hanno raggiunto traguardi considerevoli. Il nuovo edificio, costruito tra maggio e ottobre 2014, si trova a pochissimi metri dalla sede precedente, 180 metri quadri di spazio contro i 50 che erano disponibili nel vecchio edificio. La sede è stata un frutto di un grande sacrificio che si è impegnato parecchio negli ultimi anni per poter riuscire ad arrivare a oggi. Credo che sia anche una grossa soddisfazione per i donatori che d'ora in poi avranno non una sede piccola dove facevano fatica a star seduti solo, anche solamente aspettare, mentre oggi abbiamo una sede che è l'ottimale, è ottima per quanto riguarda la donazione di sangue. Il progetto è costato 300.000 euro. Per poter realizzare la nuova struttura è stato acceso un mutuo che va ad aggiungersi al contributo della comunità montana di Scalve e del consorzio BIM dell'Oglio, oltre alla Fondazione Banca Popolare di Bergamo, Onlus. Come ho detto, l'Avis, che era un po' incasinato negli anni 90, negli anni 2000, poi alla fine fece proprio come da l'asinello che rompe un attimino la siepe, nel senso che cominciò proprio a valersi quella idea che tutte le associazioni, da CAI, l'Avis, le altre associazioni, di riuscire a fare un gruppo che sia poi scalvino, togliere un attimino la nomea di Colleri, Schilpario, Azzone, Vilmino, cioè superare il campanilismo. È stata dura, però l'Avis ha dato la prima immagine e difatti questo si è poi ha riunito l'Aido e l'Admo, ha fatto un'associazione unica di donatori. Ha tracciato la via. Sono seguite poi le associazioni sportive, la Poliscalve che ha unito tutte le associazioni di atletica e ultimamente lo Sciclop Val di Scalve che ha unito poi gli Sciclop della Valle. Quando ho cominciato qui circa 50 anni fa o 40, 45 anni fa, io non sapevo nemmeno cos'era l'Avis. Ero prete naturalmente e ho detto ci sto anch'io, chiunque sei io. Poteva sembrare un segno di attenzione. Oggi devo riconoscere che è veramente una delle cose più belle che noi abbiamo a disposizione, Avis e le altre associazioni naturalmente di volontariato, perché al di là di tutte le parole, di tutte le stronzate, se è lecito usare delle parolacce anche qui, che si sentono e si vedono purtroppo circolare in Italia, se si partisse da qui, da quello che si può fare nel piccolo. Ma fatto bene, penso che sarebbe veramente un notevole balzo in avanti della nostra vita.